Gli autorobot non possono più neanche avvicinarsi al pianeta. E adesso che facciamo? Bene ragazzi, questo è il piano. Kicker è un umano e RC un Omnibot. Quindi l'Energon non avrà effetti nocivi su di loro. Scenderanno con una squadra di Omnicon su Cybertron e fermeranno il gas rendendo il pianeta sicuro per tutti. A questo punto sbarcheremo anche noi e faremo a pezzi quei dannati Decepticon. Ma come faremo a fermare il gas? Purtroppo non ho la risposta, Kicker. So soltanto che se fallirete la vostra missione, Cybertron sarà condannato. È tutto nelle vostre mani. Interessante. Vuoi mettere alla prova il ragazzo Optimus? Ebbene, Kicker? Certo che ci sto. Anch'io! Possiamo farcela! Ironhide, tu non puoi andare con lui. Lo so benissimo, Jetfire. Volevo infondere un po' di entusiasmo. A volte mi preoccupi. Non riesco proprio a capirvi, ragazzi. Se non stessi sempre sulle tue, forse ci riusciresti, Superion. Perdonatemi, avete ragione. Scusate, ma noi non sappiamo orientarci su Cybertron. E poi sembra una missione pericolosa. Che cosa state blaterando? Voi due siete dei soldati, dovete solo eseguire gli ordini, mi sono spiegata. Sì, signore, volevo dire signore. Ora basta con le chiacchiere. Potrebbe essere la nostra sola possibilità per riprenderci Cybertron, quindi prepariamoci a combattere. Sì, signore! Silenzio, Sally. Trattieni il respiro. Bene, il pericolo è passato. Mi dispiace, credevo fosse andato via. Mia cara, che odorino delizioso. Cosa avete scoperto? Galvatron e i Terrorcon hanno occupato la sala di controllo. Come faremo a chiamare Kicker o gli Autorobot? A quanto pare Galvatron vuole impedirci di comunicare con loro. Dobbiamo trovare il modo di raggiungere Primus. Sicuramente non a stomaco vuoto, Rad. Pensa che Optimus sia riuscito a mettersi in contatto con lui, dottor Jones? Lo scopriremo più tardi, adesso ho troppa fame. È vero, è difficile ragionare quando si è affamati. Bene, cosa aspettate a cominciare? Signori, possiamo dichiarare ufficialmente Cybertron zona deautorobotizzata. Sei sicuro che si siano davvero dati alla fuga, Galvatron? Pensaci bene. Stai insinuando che non abbiamo ripulito questo pianeta dagli autorobot? Se devo essere onesto, signore, è esattamente ciò che sto dicendo. E dove si nasconderebbero, Starscream? Ci sono solo due possibilità, l'emisfero sud oppure la città sotterranea che abbiamo scoperto al nostro arrivo sul pianeta. Mi occuperò io di quei rifiuti cosmici. Sarà uno scherzo, soprattutto grazie al Super Energon. La sua potenza è incredibile. Accidenti, sembri molto sicuro di te. Perché faccio parte del tuo esercito. Sembra che qualcuno stia cercando di ingraziarsi Galvatron. Quel viscido leccapiedi. Verme. E che ne dite di Starscream? Avete notato che ultimamente gironzola sempre intorno al capo come un cagnolino? Ora che mi ci fai pensare. Quali altre proprietà ha questo Super Energon? Può spostare questo pianeta. Ovunque io voglia? Ovunque. Beh. Mi è venuta un'idea.
Oh no, ci risiamo. Sento che stiamo per cacciarci in un guaio. A Mirage non piace. Rotta verso il pianeta. Quale pianeta, Galvatron? Quello a cui il nostro amico Alpha Q teneva tanto, imbecille. Non perdere altro tempo con domande stupide. Abbiamo un pianeta da distruggere. Sì, signore. Ma Galvatron, quel pianeta non ha più un sole che lo alimenti. Morirà da solo. Silenzio! Non sono disposto a tollerare altri commenti. Sono stato chiaro? Six Shot, imposta le coordinate e mettiamoci in viaggio. Che succede, Rad? Non hai mangiato un solo boccone. Pensavo che anche tu fossi contento di avere un pasto caldo, anche se l'ha cucinato mia moglie. L'hai capita? Non far ridere, caro. So che sei preoccupato, Rad, ma... apri la boccuccia. Ah! Sally! Qui è diventato troppo pericoloso, dobbiamo andarcene. Giusto. Non si può neanche più mangiare in pace. Che sta succedendo? Cosa crede di fare, Galvatron? Non fatevi prendere dal panico. Galvatron sta solo cercando di spaventarci. Mantenete i nervi saldi. Optimus arriverà presto, vedrete. Qualcuno sa spiegarmi che diavolo succede? Mi sembrerà assurdo, ma Cybertron si sta muovendo. Non lo vedi anche tu, Kicker? Non è possibile. Jetfire, a rapporto. Non ci crederai mai, Optimus. Non so spiegarmi come, ma il pianeta si sta spostando. Impossibile. E si dirige verso il ponte spaziale che porta al pianeta di Alpha Q. Perché? Ci serve una strategia di difesa. Ci sto pensando, ma finché Cybertron è invaso da quel micidiale gas non possiamo neanche avvicinarci. Le sorprese non finiscono mai. L'intero pianeta si sta muovendo. Sono impressionato, Six Shot. Cosa? È l'astronave degli Autorobot. Molto bene, non arresterà molto dopo che me ne sarò occupato. Allarme, ci stanno attaccando! Allontaniamoci! Sì, signore! Kicker! Lo prendo io! Svelto! Downshift, manovra eccellente! Cerco di fare del mio meglio. No! Grazie. Superion Maximus. Grazie, Superion Maximus. Faccio solo il mio lavoro. Che stai facendo? Ho localizzato l'astronave degli Autorobot, signore. Idiota! Perché mi ha colpito? Cosa ho fatto di male? Non devi fare nulla senza chiedermi il permesso! Ma Galvatron, signore! Sono io che decido il da farsi. Non mi piacciono le persone che hanno troppa iniziativa! Rialzati, abbiamo una missione da compiere e limitati ad eseguire gli ordini. Allora, qual è il piano, Galvatron? È semplice, ho deciso che distruggerò Optimus Prime con le mie stesse mani. Mentista, Pivelli. Che ti serva da lezione. Già. Che succede, Galvatron? Signori, stiamo per andare all'attacco. Terrorcon, venite qui! Sì. Muoviamoci, soldati! Trasformazione! Trasformazione! Silenzio!
Questa volta non potrai nasconderti, Optimus Prime. Decepticon in arrivo, Optimus! Galvatron? Sì, signore. E arrivano piuttosto velocemente. Devo attivare lo scudo di Energon, signore? No, Landmine. Non funzionerebbe. Siamo troppo lontani da qualsiasi torre attiva. Dobbiamo prepararci a respingere l'attacco. Downshift, trova un posto su cui atterrare. Gli daremo ciò che si meritano. Sì, signore. Parcheggerò questo gioiello in men che non si dica. Mi raccomando, niente mosse azzardate. Sono arrivati. Devo andare con gli altri sul ponte. Sono Superior Maximus. Sì, l'ho capito. Bene, Hotshot, è il momento di combinarci. Eccomi, sono pronto. Rodimus! Hotshot! Combinazione! Power Link Rodimus! Sbrigati, Jetfire! Ci sono! Ironite! Jetfire! Combinazione! Power Link Ironite! Optimus, fatti da parte, è meglio. No, Omega Supreme, non intendo sottrarmi alle mie responsabilità. Galvatron deve essere fermato e devo essere io a farlo. Bene, miei figli, finalmente ci siamo. Starscream, fuoco! Sì, signore! Guardate! Doppio raggio riflettente! Trasformazione! No! Trasformazione! Sorpresa! Oh! Oh! Mirage mi salva! Facciamo un po' di lotta libera? Cosa? Maledetto! Sai, sono sempre stato un campione nel corpo a corpo. Trasformazione! Che cosa c'è, Prime? Come mai non hai operato una combinazione come quando hai cercato di distruggere Unicron? È una questione tra te e me, Galvatron. Non perdi il senso dell'umorismo! Dobbiamo aiutare Galvatron! Giusto! Voi non vi muovete da qui, ragazzi! Ah, sì? Vuoi scommettere? Chaos Maximus! Tu! Chi altri se no? Superior Maximum, questo lascialo a me! Sei arrivato giusto in... Ci siamo! Abbiate pazienza, ragazzi! Mi serve ancora un po' di tempo per far atterrare questo giocattolo! Voi siete pronti? Aspettiamo il tuo via, Downshift! Non vedo l'ora di entrare in azione! Non devi far nulla senza chiedermi il permesso. Che presunzione. Ho gli Autorobot al centro del mirino e dovrei restarmene immobile. Mirage, trasformazione! Mirage, attacco! Hai più fretta di andare di me, Strongarm. Non posso resistere. Che sta succedendo? La nave è stata colpita. Da dove hanno sparato? Accidenti! Il motore principale è in fiamme e i comandi manuali non rispondono!
Energon! Evacuazione immediata! Evacuazione immediata! Aspetta! Trickshot! Sei stato tu a fare questo? Rispondimi! Sì, e ne sono fiero, Galvatron. Folle, mi hai privato del mio trionfo! La nave potrebbe esplodere! Ti lascio in balia del gas, Prime! Trasformazione! Trasformazione! Dobbiamo scappare! Evacuate la Miranda Seconda! Ma non dovremmo difenderla, signore! È troppo tardi! Andiamo via, ho detto! Muoviamoci, Ironhide! Arrivo! Ah? È meglio se ce la spogliamo anche noi! Ehi! Qualcuno di voi ha visto Optimus? Devo farcela! Kicker, non saltare ancora giù dalla nave! Mi hai sentito? Pensi di poterla ancora governare! Downshift, devi abbandonare subito la nave! Mi dispiace, ma ho un lavoro da portare a termine. D'accordo, conto su di te. Io dico che è troppo pericoloso, Kicker. Dobbiamo andare. Tranquilla, sì. Questa nave si chiama come mia madre e può fare molte più cose di quanto credi. Ecco, ci siamo. Perfetto! Qui dovremmo essere vicini alla fonte di emissione del gas. Potete andare, Kicker! È il nostro momento, Arsì! Andiamo! Ora dipende tutto da te, Kicker. Ottimo lavoro, Downshift. Dovere, signore. Questa nave ha un'ultima missione da compiere. Dai energia a tutti i motori, portali al massimo della potenza! Vado a scoprirlo. Trasformazione! Devo fare presto. Aspettami! Non preoccuparti, ci pensiamo noi. Accidenti, Optimus! Come usciremo da qui? Optimus, aggrappatevi a noi! Grazie, Omega Supreme! Grazie, grazie davvero! Ma tu non sei Superion Maximus? Lui in persona! Ti hai servito bene, Miranda Seconda! Addio, mia fedele compagna. Per il momento sta andando tutto bene, sì. L'atterraggio non sarà morbido. È meglio che ti reggi. Perché non usi il tuo campo gravitazionale? Non posso farlo con un passeggero a bordo. Ci siamo! Attenta, colpiremo quella torre! Taci! E lasciami concentrare! Sano e salvo. Allora, dove siamo esattamente? La Miranda Seconda. Pazzo! Devi pagare!
Non osare muoverti! Qualcuno è nei guai! Aspetta, un giorno avrai bisogno di me. E quando quel giorno verrà, Galvatron, potrai pregare, implorare, ma io non ci sarò. Questo gli ha fatto male. Gli schiarirà le idee. Ti suggerisco di farti da parte. Optimus non è solo il tuo nemico. Devi essere orgoglioso del lavoro di tuo padre, Kicker. Sì. Trasmette forza anche ora che è in rovina. È vero. Spero che rimanga lì per sempre, così che le future generazioni possano vederla.